Sono bella. Sembra buono. Io ho la fobia, ragazzi, io non posso star qua. Voglio dormire con Fede. C'ho l'ansia, sono nervosa. Bentornati a Ex on the Beach Italia. Nella scorsa puntata è caduto davvero di tutto. Devo ammettere che quest'anno stiamo vivendo una stagione a dir poco entusiasmante. Sono molto d'accordo con te, ma non perdiamo tempo a questo punto perché il sole è molto alto e in villa c'è qualcuno che si dà da fare. Ah, molto bene. Fuckboy, ragazzi, non ha mai deluso le aspettative in ogni senso. Gesù, cosa è successo? Sono limitatissimo. Probabilmente potremmo fare di meglio. Che schifo. Sono abbastanza in c***o, quindi vedi un po' tu. Ma lo sai, sono limitato. Non ti frega un c***o. Io sostengo che sono cattivo. Vabbè, ragazzi, non mi fa girare c***o, è normale. Cioè, è come se avessi lasciato lui così. Il ragionamento non fa una piega, ma Giulia non è la sola ragazza insoddisfatta. Susan ha dormito poco e male, pensando e ripensando alla serata deludente con Manuel. Manuel era un po' ubriaco. È durato veramente poco. E ovviamente inconcluso. Un segreto. Intanto in villa viene sparata a palla Sweet Dreams degli Eurythmics. Ma nessuno coglie l'ironia. Per fortuna c'è qualcuno che non ha deluso le aspettative, salvando l'orgoglio della categoria maschile presente in villa. Una bellissima serata, iniziata e conclusa bene. Mi sono divertita un sacco, ad altre serate così. Una serata caliente, una bella doccia insieme, delle chiacchierate. Federico è un gran figo, un buono, un brazzo. Mi piace, mi gusta. Non parte Bomber Day il pagante. Tanto nessuno capirebbe l'ironia. E quindi godiamoci Sweet Dreams con Sasha. Sweet dreams are made of me. Via Paradia. A romper todo, ya lo sabe, the Sultan estás aquí. Only positive vibes, serendipity, I don't know. Ieri sera, non mi ricordo quando abbiamo stavamo però non mi ricordo dove sei venuto. Non sei venuto. Sei sicura? Come fai a saperlo? Non lo so. Mi ricordo un po' a pe... cioè, non mi ricordo, cioè, mi ricordo sì tutto quanto, ma certe cose no. Perché? Come cosa ho fatto? Ti sei addormentato? Niente sc***o. No, ci siamo fermati, è entrato lui. Ah, stava sc***o. Hai fatto entrare lui. E io avevo il c***o fuori. E non hai più continuato. Ho bisogno un attimino di fare mente locale. Quindi? Lui è entrato? No, lui ha bussato, tu sei andato ad aprire. Sono andato ad aprire. Col c***o fuori. No, ti sei vestito. È stato un degenero ieri. Ieri è stato un delirio. Porconi, ci stai frantumato, fra. Eh? Stai frantumato. Ti ho detto, ma te la rubo io, ecco. Tu dovevi portare anche la tua, fra, la roba qua. Fra, te non hai capito quello che è successo, mi dai, ieri. Tutto è iniziato con le attenzioni che Giordano ha riservato a Susan. Attenzioni che non sono sfuggite alla sua ex Ludovica. Sì, no, ci ho provato con Susan, comunque stava a guardare, quella è rosicata, l'ho vista proprio, che si è nervosita. Poi quando sono entrato in piscina me l'ho fatto proprio davanti e non hai capito. Che Sasha? Cosa fa? Gli ha dato un bacio? Ma se sono baciate basta. C***o, io ho fatto altre cose, a me questa cosa mi andava in bestia. Ma io non penso, sincero, che gli piaccia Sasha. Ma sì, probabilmente l'ho usata per farmi ingerire, cioè per farmi rosicare. Ovviamente Sasha la pensa in modo molto diverso. Cioè, tu hai dormito come un pascià stanotte? Come un pascià top, però? Io?
Dormire volentieri con Ludovico. E lei ci sta? Non è detto, vediamo. Piano piano. Sì. Mi ricordo solo che io, i primi giorni, ho studiato la preda. E non ho fatto niente. Piano piano, c'è stata un'evoluzione. Vedi, poi l'orecchino, l'orecchino suo di me, e lei c'è, da situazione nasce situazione, da cosa cresce cosa. L'estetica, ok, sono bello, sei bello, cioè, non ho bisogno di dirlo. Non è quello, è che l'ho conquistata tu. Diciamo, tu ridi, scherzi, eccola, 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 eccola. Prendete appunti, amici miei, mi raccomando. Quando sai far ridere una donna, quando sai far ridere una donna, sei già a metà dell'opera. E quindi chiaramente e modestamente sono di un altro campionato, di un altro livello, di un altro passo. La vedo così splendente, è finita la storia. Ma sorriso è finita, sono già innamorato. Perché oltre che estetica e mente, e quando beve non è come gli altri che una volta che beve si spengono le luci e non do coio coio. Cioè lei, anche bevuta, sa dove sta andando, sa cosa sta facendo. Sei proprio sicuro, Sasha? Ah, però cioè io, madonna, io sto ancora, non hai capito, io sono rincoglionata, sto abbottonata, non ci sto a capire, mi ero pure dimenticata sta cosa. Io ancora non ho riflettuto, non ho avuto neanche il tempo di riflettere. Tu? Sì, devo riflettere, aspetta. Ero ubriaca, sì, a un certo punto, va femmina, ma va bene tutto. Guarda il vuoto, guarda il vuoto. Guarda la sua madre. Non te di... Ansia. Comunque, cioè, un altro suono un po' più delicato si sente rimbombare in tutta la casa, va a venire il panico. Luana, Federica e Giulia andate in spiaggia, sta arrivando un nuovo ex. Cioè, le rotto tutti al c***o. Meno male che viene un nuovo ex. Vado a prenderlo, amore, l'ho portato ai Caraibi, dai. Dovrebbe solo ringraziarmi. Ah, guarda, mo per quelle scene ne viene un altro mio, mi ammazzo. Sono tantissimo preoccupata, cioè, c'ho l'ansia, sono nervosa. Secondo te? Beh, l'ex Federica. No, è vero, a lei non... Sono un po' curioso. Metti caso dovesse arrivare un suo ex. Vediamo un attimo come si comporterà. Vediamo chi arriva, ragazzi. Vediamo chi è quest'altro pollo da mettere in questo pollaio. Speriamo che non sia un caso umano, perché sennò... pure a lui come a bionda, basta. Un ex è in arrivo e speriamo che riceva un'accoglienza migliore della bionda Susan. Non sapendo ancora chi sia, le ragazze si mettono giù da gara. Pensa a un ex e pensa a come accoglieresti, dice il nome. Ciao. Ciao. Sì, ma senti, arrivato. Frega troppo. Dipende chi è. Dipende chi è vero? Cioè, dai. Churchill. Aspetta. A poca prima. Poca prima. Questa se esce con i braccioli. Insomma, io già ce l'ho. Fa leggere i numeri, accontentiamo pure Federica. Mica mi vuol dire sempre male a me. Raga, no, è mio. Non è mio. No, no, è il mio. Non è il mio. È il mio. È il tuo? È napoletano. E sti cazzi, mi hai fatto pigliare un collasso, io non ci vedo! Ciao! Com'è? Com'è, sta a posto? Ah, sta a posto. Quando è uscito dall'acqua io subito non l'ho riconosciuto. Quando ha fatto così, quando io l'ho visto la prima volta, faceva così col ciuffo, ho detto è lui. C'è l'alcol, c'è da bere? Un po' bassino. Adesso ti mettiamo a tuo agio, vieni! Non è per niente il mio tipo. Anche se c'hai tatuaggi, cioè, no, no, non mi piace. Allora, lui è Carmine. Ciao! Carmine! Luana! Tatuato sì, palestrato sì, figo, nì. Visto che bel posto che c'è qua, ragazze! Hai visto? Ti piace? I Caraibi, ma che cazzo è vuoi? È vero, devo ringraziarti. Ah, minchia! Hai fatto un bel regalo. Adesso che l'ho vista, sinceramente, non mi è stata indifferente. Dici un po' chi sei. Io sono Carmine, ho 33 anni, sono di Bolzano, si sente? Non mi niente, assolutamente. Però tu sei originario di... Diciamolo. Dillo tu, dai. No, dillo tu. Dillo tu che ti piace tantissimo. No, dillo tu.
Ce l'ho tatuata qua, guardate ragazzi. Si è tatuato il Vesuvio. Ah, sei siciliano, anch'io sono siciliano. De Napoli. Napoli. Che c***o è Vesuvio? A geografia addossato. Ragazzi. Ragazzi, è fortissimo questo caso. No, sono contenta che sei arrivata. Cioè, sono contenta perché gli voglio bene. Di quanto tempo? Poco, poco. Però è rimasto il segno, vero? C'è rimasto il segno. Ha letto tanta roba. Una volta nella vita Carmine è da provare. Qui sentiamo qualcosa. Che bolle. C'è dell'energia. Delle good vibes. Bravo. Non lo so, vediamo. Magari stuzzico ancora un po' fede, poi tornerà Carmi. Non lo so. Chi vivrà, vedrà. Beh, Ludo, chiariamo la situazione. Non mi va adesso. Perché no? Che cosa vuoi chiarire? Chiariamo adesso, mi sta dicendo. Stavo tanto rilassata. No, non ti devi alterare invece. Alzati, io se no impazzisco. Tutto pazzo. Mamma mia, che c***o questo, ma perché? Io. Mamma mia, chi te ci ha mandato? Allora, vediamo. Perché sei incazzato? Amo, sono arrabbiata con te perché hai fatto una scenata del genere dopo che hai dedicato tutte quelle ore a una persona. Non ho dedicato quelle ore a chi? Quale per? Non ho dedicato le ore a nessuno. Scusa, amore, però allora no, ti prego, amo, guarda, non mi fare incazzare. Ci sei stato appiccicato quante ore? Un bel po' di tempo. Ma non sono stato appiccicato, lui ce l'avevo sopra il tavolo e mi stava a ballare, non t'alterare, cioè. Ho capito, l'hai baciata sì o no? Sì. Sì. Ci sei stato del tempo insieme? Sì. E allora hai dedicato comunque le tue attenzioni. Io l'ho a una baciato persona... ma tu hai baciato Manuel. Ma che sei a dire? Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Ti giuro, no. Io l'ho baciato dopo te ho baciato Manuel. No. Sì. No. La cosa che mi ha fatto partire la nave è stato il fatto semplicemente che tu me l'hai fatto proprio davanti agli occhi, non così. Non te l'ho fatto davanti. A parte amore, che non davanti e stavo così in piscina, c***o. Preso e vi siete baciati. Era, cioè, sì, ma era già successo. È stato, era la terza volta che per ci lui, baciavamo. Allora, era stato... Che? Era stata la terza volta che ci baciamo, forse non hai capito, tu non ci stavi. Cioè, pensa a te. Mi stai a romper c***o. Io infatti non ti sto a romper c***o, tu che hai fatto un macello. Cioè, tu dopo che dedichi il tuo tempo, tipo, non so quante ore appresso una persona, ignorandomi, a un certo punto ti svegli, dopo 5 ore ti svegli e vieni a fare la scenata in piscina. Ed è questa la cosa per cui mi sono incazzata. Allora non c'è, cioè, noi che, perché allora basta. Scusami, tu ti sei baciato con quella? Tu ti sei baciato con quella? Non mi sembra che di aver rifatto battute, scenate di gelosia e cose varie. Quindi non mi c***o tutta la sera. Ti sei baciato con quella? Non mi avevo pensato. Non ti ho c***o la sera. Oh Giordano, mo mi stai fai non hai pensato neanche al fatto, non hai pensato neanche al fatto, oddio, ma non è che magari ci può rimanere male, ci può rimanere, cioè non te ne frega con queste cose. Ci fai le cose tue durante il giorno, non pensi, cioè pensi solamente che è colpa mia e basta. Ma perché io le vedo le cose che fai? Io le vedo le cose che fai, poi fai baciare in giro, però vedo le cose che fai. Non mi dedichi attenzioni, mi dedichi ad altro e poi pretendi pure che sto lì a fare il bella stato io. Scusa. Bene. Sei contento? Sì. Ok. Hai capito? No, davvero? È sincero. No, sì, amore, davvero. Sì, se non te lo chiedo, okay. Scusa, non ti dico scusa di niente. Non lo so cosa ho sbagliato io, in principio ho sbagliato io, forse sono stato un po' troppo esplicito nel... Madonna, guardare la ragazza di Manuel, comunque, per provarci, tra virgolette. Facciamo pace? Mm-hmm. No. Come no? No, bello mio. Perché cazzo, baci miei. Questo è il tablet. A te l'onore. Leggi. Tieni un attimo, grazie mille. Carmine, benvenuto ad Ex on the Beach. Prendi per mano Giulia e partite per un appuntamento profondo e misterioso. Profondo e misterioso, ragazzi, non mi piace. Vedo proprio panini insieme. Andiamo. Bravi. Andiamo, dai, divertiti. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Mi raccomando, non fate troppo. Carmine, fai uscire il vero napoletano che c'è in te. Perché quando c'è sta un napoletano ci sta il sofferenza. Si illumina qualcosa. Andiamo. Ragazzi, è il primo appuntamento con Manuel, il secondo con Carmine. Non ci stiamo azzeccando coi gusti. Io sono già un po' brilla, perdona. Tranquilla, non ti preoccupare. E vai, prendiamo, bella mia, vai, prendiamoceli tutti.
coppini, l'altra l'ho portato io, andata. Vaffanculo. Vediamo, però io voglio dormire con Fede. Insomma, gattona che lascia il segno. La nanna con Fede. Chiama nanna. Nanna. Andiamo a Ninna. E che Ninna. Guarda come sono belle queste piante. Mi fanno avvicinare agli alberi. Queste radici, guarda come sono belle. Saranno sicuramente qualche bestia strana, io lo so. Non è facile. Che canzone ti piace a te, Giulia? Mettami qualcosa di napoletano, va. È bella canzone. Dai. Guarda, con questo sole ti fa veramente un bello effetto sul viso. Ti potrei cantare Tusina, cosa grande per me. Una cosa che tu stesse non sai. No. Mi hai fatto distrarre, hai visto, Giù? Brindiamo a te e al tuo arrivo in Colombia. Cin. Direi pure di brindare la nostra conoscenza. E alla nostra conoscenza. Resta un po' più tranquilla. Sì, questa è sicura. I coccodrilli qui non salgono. No. Questi sono gli appuntamenti, quelli favolosi. Io, bollicine, cibo, bellissimo. Senti, ma invece a livello di... Di sesso, vuoi parlare? Oh mio Dio, già, tutto solo. No, mi sembra che volevi girarci intorno, che ne so. Hai qualche... No, però mo sono curioso prima di sapere cosa mi no, volevi dire. No, hai qualche... Il mio godere è vedere la donna godere. Molto bene. Con questa frase originalissima e per nulla calcolata, mi piace come risposta. Questa è un'ottima risposta. E purtroppo ci sono molti uomini che pensano solo a se stessi. Tu ti sei legata con chi? Legata, oddio. Con chi ti stai flirtando? È un flirt molto forte, però non lo so, è un po'... Non lo so, cioè... C'è una roba particolare, però ho paura che sia magari solo roba mia, capito? Quindi per ora mi tengo le distanze, però mi sono sentita... Mi sono sentita ieri sera di dormirci insieme, è successo qualcosa tra di noi, e quindi, vedremo. Il risveglio di stamattina com'è stato? Bello! È stato carino come appuntamento, ci sai fare dei bei dialoghi con una persona del genere. Secondo me poi il fatto che tu stia qui con me, forse adesso avrai una risposta da lui. Ho voluto più puntare sul conoscere Giulia come persona che Giulia come aspetto fisico oppure come chimica. Oh, però sai cos'è? Non so se ti ha fatto anche di questo effetto. Mi sembra che ti ho scelto una vita. Ho fatto sì che comunque il tempo con me non sia stato noioso e ho notato che comunque è una persona con una corazza da dover, diciamo, penetrare. Siamo, raga. Vai. Andate a prepararvi. State per passare un pomeriggio indimenticabile in cui conoscerete nuovi amici. Da quello che ho capito avremo nuovi amici che... Saranno animali. No, raga. Secondo me saranno gli amici dell'uomo, quindi secondo me è piuttosto animali, però potrebbe anche essere altre persone. Ma la location dov'è? Spiaggia? Non lo so, un pomeriggio indimenticabile. Mi auguro che non ci sia una cosa che mi crei un timore o ansia, perché io appunto non c'ho un bellissimo rapporto con gli animali in generale. E lo scopriamo solo vivendo. Ok, sveliamo le carte. I nuovi amici saranno proprio degli animali. Degli animali speciali per simpatia e intelligenza. Oh, mio Dio. Amore! Oddio, sono felicissima. È incredibile. Questo è il sogno della mia vita. Che meraviglia questo incontro tra umani e delfini. Da una parte, la specie più intelligente della Terra. Dall'altra... Oddio, eccolo, ce l'ho col muso in faccia, c***o!
Vabbè, ci siamo capiti. Come fanno? Cioè... Ma sono animali. Ma che c'è? Appunto. Io ho la fobia, ragazzi, io non posso star qua. Sono lisci, sono strani, cioè... Niente, donate un c***o 8. Lo stiamo prendendo in giro tutti. Pensate ai delfini, vai, stai là. Fallo, ma io non lo faccio. Con tutto il rispetto per i delfini, mi sono goduto lo spettacolo lì, stando lì, e basta, e basta. Giulia e il nuovo ragazzo si sono persi questa fantastica avventure. Meno male che non mi è toccato a me andare con quello. Che? Non può mangiare. Vabbè. Non so, zitto e tanto, non lo so. Parli pure. Io sto dicendo un'altra cosa. E poi che ne sai tu? Ha detto lei. Ci faccio da lui. Vuole fare una sorpresa questi. Ma sei veramente dove sono? Sono tutti in camera. Ragazzi! Vieni, 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 vieni. Stanno in camera. Qua non c'è nessuno. I panni chi li lava, I panni li lavo qualcuno oppure. I panni? Ma ti preoccupi dei panni, di conoscere le donne, di conoscere dei panni. Qua? Il bagno, andiamo a vedere i bagni. Dai, oh, avete rotto il cazzo, dove siete? Ma ora sti stronzi. Ma sono andata a ballare? Ragazzi. Vabbè, niente, Carmine, è benvenuto in villa da solo. Tutta per noi. Finalmente il resto del gruppo torna in villa. Buongiorno, Ragazzi. Raga, viene un ospite. E parte la girandola delle presentazioni. Piacere, Manuel. Siamo contati. Ragazzi. Ciao, caro. Come va? Ciao. Sono l'accoglienza più brutta di Action the Beach. Carmine può finalmente godersi l'accoglienza che si merita. Calda, cordiale e sincera. Esteticamente non è allineato, diciamo, al top di gamma che rappresentiamo noi, però comunque un ragazzo che ci sa fare, è adulto, giusto. Sì, napoletano. Di dove sei? Fratta Maggiore, paese di Lorenzo Insigne. Lollo. Utira a giro, Fla. Utira a giro. C'è mata tua, c'è mata tua. Utira a giro. Ragazzi, siete ufficialmente inviati allo switch party di Ex on the Beach. Switch vuol dire? Cambio. Andate a cambiarvi, anzi a scambiarvi. Gli uomini dovranno farsi prestare dei vestiti da donna, le donne da uomo. Accanto al bar troverete anche parrucche, trucchi, barbe e baffi finti per completare la trasformazione. Oh, Jesus. Oh, mio Dio. Però ci siamo il drink adesso perché... Sì, dopo sto trash... Cioè, la vostra cosa... Drink. Guarda, tutto. Può finire questo confessionale, ti prego, cioè, vado a bere, cioè. E dopo un certo numero di drink, i ragazzi prendono confidenza con i nuovi outfit. Sono bella. Guarda che bella Tobi. Che cosa sono le passerelle di Milano, Parigi e New York a confronto? Proprio si sente abbastanza stretto in questo contesto. Mandiamo bacini a tanti maschiacci. Mi sento in area di cambiamento. Di ragazzo, perché io mo so donna. Di ragazzo ci sta Luano. Luano è molto carino. Sì, 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 molto carino. Giulio anche, non è male. Sì, però soffro la competizione con Giordana. No, vi odio proprio, cioè, va a f***.
ancora. C'è molta serenità nell'aria, soprattutto intorno al bancone del free drink. Lo struscio tra Giulia e Manuel attira l'attenzione di Donato. La situazione è un caos totale. Non ho limonato con nessuno. Non ho visto bene. È finito? No, se lo fa, sarei un avvicinamento in meno a me. Sta cambiando una Ferrari con 500 manco. C'è un sacco di coppie allo sfascio, fresche, strane. Non ti ho un bacio, sono quanti minuti. No, mi sporchi con rossetto. Dammi un altro piano, piano, ma piccolo. Sta. Io te lo... Tanto tu non lo do. No, te lo do solo guanto. Piccolo, dai. Solo guanto, se vuoi. Come sembra cattivo? Cioè, se non ti passo, sono cattiva. Non porti male, solo uno mezzo, veloce. Cos'è questa storia? Cioè, dice che se non lo passo sono cattiva. Sei cattiva? Non dico, poi un bacio. Un bacio è limone, un bacio sta... Perché mi stai spalmando il c***o sulla coscia? Non lo so, si fa questo mezzo piano, se io faccio delle cose. Faccio delle cose, tipo spalmato il c***o. Intersetto. Claro, potrebbe fare, no? Intersetto. Triso. Ma a me piace lui. Federico vuole te. Intersetto. Vuole intersetto. Io piace, ti piaccio io. Anche tu non piaci. Non si direbbe dalle tue ex. Il problema è che... Se vuoi dormiamo insieme. Solo se vuoi. 1, 2, 3, va bene. Sto. Non capisco, scusa, prima hai detto. Invece Federico vuole fare le cose a te, no? Ma non l'ha proposto mai. Federico, quella roba è cazzo vostro, mi interessa, però dico, qual è il tuo problema? Cioè, ma di questi... siete tutti belli. E allora perché io? Quindi allora perché? Ragazzi, non bravo. Puoi dire, ma perché lui sì e io no? Cioè no, perché per dire, cioè, mi ci sono scopata Manuel e tu no? Cioè, oh, io mi piacciono le cose in faccia, schiette. Dimmi. Lui ti ispira una scopata, io cosa ti ispiro? Il matrimonio? Cioè, ma chi cazzo vuole fare? Non lo so, però fai le cose un po' pesanti. Di cosa pesanti? Mica tu mai fatto discorsi sul futuro? No. Che cazzo che sei? Però già questo discorso, ma che cazzo lo fai? Siamo nella casa di Manuel, Sara e Luana. Per uno di voi potrebbe essere l'ultima notte in Colombia. Ho suonato il tablet e c'era il mio nome sopra. Per una possibile eliminazione, che mi sento molto in realtà. No, scusa, non sono ubriaco. Già, sto Pepe mi urta proprio al cervello. Poi il nome mio sul tablet, c'è l'età. Se esco io? Esco io, amore, non ti preoccupare. Ma lo sento. No, hai detto Sara. Mi dispiacerebbe perché mi piace la situazione che si è creata, il mood. Sara, Manuel e Luana, tutto quanto, però è la vita. Io sono un co***o, ma con le C maiuscola. Però non hai detto, però non hai detto che esci tu. Proprio che esco anch'io, capito? Faccio il co***o. Io voglio rientrare, ci voglio andare via. Ma che è sta cosa che devo andare via? Ma ci cioè, manda via tutti quell'arti. Per Sara, Manuel e Luana potrebbe essere l'ultima notte. Ma prima di viverla, facciamo un veloce recap della situazione. Ludovica e Giordano hanno fatto pace e dormono insieme. Federica vuole Federico, che è stato invitato da Susan e Manuel a fare un triangolo, nel quale Sasha vuole entrare. Donato, come sempre, non ha ancora deciso se stare con Giulia o con Luana. Lui dorme con la... Siamo in quattro. Che schifo che fai. Ma sì, ma non fa nulla. Sì, ma fa schifo lo stesso. Ma come spesso accade ad Ex on the Beach, l'alcol fa naufragare ogni programma. Ciao, buonanotte, ciao zio. Buonanotte ragazzi. Bro. State bravi. Sono un piacere, ciao ragazzi. Pegni e luci. Ciao amici. E senza un vero perché, Federica, Federico, Giulia e Donato si ritrovano a condividere la stessa stanza e lo stesso letto. Luana è rimasta da sola. Ma c'è ancora un uomo dall'orgoglio ferito
che è alla ricerca di un personale riscatto. Basta. Che buona che sei. Belle labbra. Ciao, tesoro. No, se c'è delle belle labbra, te le mangerei. Ok, palo. Ma lui non mostra cedimenti e lascia la stanza per una nuova conquista. Come c'è il c***o, mo? Non lo so. Come c'è il c***o, carissimo. Ciao, buonanotte, voglio bene, amore. Ti amo, sei la mia vita. Bacino. Abbracciamoci perché vuoi, per me. Ti amo. Sei la mia ex numero uno, ti voglio bene. Anzi, però aspetta, un bacino sulla bocca. No, ma non mi va. Che ex, amore, ma come? Tesoro, mi sei passato abbastanza senza il mio consenso. Puoi andare. Perché preferisci dormire? Mi fa in confessionale. Io ti odio, cazzo. Se la chiamata in confessionale salva Sasha dall'abisso, Manuel vince tutto. E regala ad Ex on the Beach uno dei punti più bassi della sua onorata storia. L'addormentata cionca sul water. Oh, Manuel, Manuel. Oh, prosciti di a dormire, ti addormenta sul cesso. Bravo, Manuel. La storia ringrazia. Ce l'hai? No.